Eccoci qui, finalmente, in compagnia del nostro amico Matteo Oriani, presentazione ufficiale della nuova CSSL Creative Cloud di Adobe. Insomma, un sacco, veramente un sacco di novità, facciamo quasi fatica a capire da dove partire. Sì, ce ne sono veramente, veramente tantissime. Tra l'altro, ti ricorderai, quando abbiamo fatto la registrazione della presentazione di Photoshop CS6, questo, come dicevi proprio tu prima, era una cosa spettacolare. Quello che invece adesso porta tutta la Creative Suite CS6 è altrettanto paragonabile, quindi ogni applicativo ha la stessa quantità di novità. È veramente, veramente fantastica questa cosa. Tra l'altro, come dicevamo poc'anzi prima, creare ovunque, ma soprattutto non dal punto di vista di creazione, produzione, ma quanto dal punto di vista avere l'idea, avere il concept, ovunque dove ci si trovi. Una volta si andava in giro con un taccuino, adesso con un tablet riusciamo a scontornare, a fare un prototipo di un sito o anche a creare uno schema colori che poi utilizzeremo tramite Creative Cloud direttamente nel nostro studio, quindi sulla nostra macchina. Quindi Adobe con CS6 è andata ad abbattere la differenza che c'era tra lavoro in studio, lavoro in remoto. No, adesso invece con Creative Cloud e comunque con tutti i tool di CS6 riusciamo a lavorare, a creare ovunque e soprattutto a distribuire tramite portali che gestiscono HTML5 piuttosto che ormai la nostra consolidata tecnologia DPS, che appunto mi permette di distribuire progetti editoriali su tablet. Ecco, abbiamo parlato di Creative Cloud e qua vorrei proprio spezzare una fiocina, perché in realtà ce lo dicemmo tempo fa, oggi tutti hanno un po' la testa tra le nuvole, no? Ma quando Adobe parla di Creative Cloud non parla di uno spazio storage e basta, sta parlando di un concetto completamente nuovo anche di accesso alle applicazioni. Assolutamente sì, Max. Creative Cloud non è un software as a services, è un insieme, è un tutt'uno, è appunto sì degli applicativi che girano su tablet, piuttosto che applicativi quali Photoshop che continuano a essere installati normalmente come siamo abituati a fare, ma soprattutto ci sono un insieme di servizi quali l'hosting dei siti, oppure anche il repository che citavamo poc'anzi, oppure il servizio Typekit che mi permette di visualizzare font, diciamo non standard, quindi i font proprio quelli che siamo abituati a utilizzare all'interno dei nostri layout in design anche all'interno di pagine web. Quindi è tutto questo Creative Cloud, un nuovo modo di lavorare, di distribuire e di archiviare anche i nostri lavori. Passami una banalizzazione fuori casa, nel senso Creative Cloud è una sorta di app store dove noi troviamo tutti i nostri applicativi, troviamo le piattaforme di lavoro e oltretutto grazie al nuovo sistema di abbonamento, di acquisto delle licenze, possiamo garantirci anche aggiornamento continuo dei nostri software. Assolutamente sì. Banalizzandolo ancora di più, diciamo che Creative Cloud è la nostra scrivania nella rete, quindi è oltre lo store, è oltre il repository, è proprio una nuova filosofia che Adobe sta portando avanti con CS6. Ecco, ci sono stati dei grossi oh quando abbiamo presentato insieme il Photoshop CS6. Photoshop che chiaramente è un po' l'apripista della Creative Suite da sempre, storicamente. Anche perché oggi non si dice più modifico un'immagine, no, devo photoshoppare un'immagine, Photoshop un'immagine. Ma Photoshop non è l'unica grande innovazione della CS6, ci sono cose veramente importanti per chi altro. Ma soprattutto per gli illustratori, in quanto Illustrator adesso supporta Mercury Engine, quindi anche lui riesce ad avere delle performance incredibili fino a oggi, ma soprattutto anche per gli sviluppatori web e perché no anche per i videomaker, in quanto hanno caratteristiche all'interno soprattutto di After Effects, ne ricordo una, Camera Tracker 3D, che permette di simulare e di muovere un oggetto su dei piani tridimensionali, cioè una cosa veramente da vedere e da provare.
Beh, da provare, l'hai detto tu, adesso ci tocca metterci le mani sopra. Ragazzi, rimanete sintonizzati perché di CSS ne parleremo, ne vedremo, ne toccheremo con mano a lungo. Ciao Matteo, grazie. Ciao, grazie a voi. Yeah.